Ciao a tutti, oggi sono tornata con un video interamente dedicato ai miei amici perché prima di cominciare con un video un po' parlato in camera a cui sto lavorando, volevo dedicare un video ai miei amici che si chiama Insieme, appunto perché sono molto felice quando sono insieme a loro, che riguarda anche un po' l'essere ascoltati, l'ascoltare, il confrontarsi con le altre persone. Quindi niente, io vi lascio il video, spero che vi piaccia e ci vediamo presto. Siamo tutti il risultato di tante piccole cose, scelte, momenti, sensazioni, che anche se apparentemente ci sembrano minuscole e insignificanti, messe tutte insieme ci portano ad essere chi siamo. Un sorriso, una parola giusta, uno sguardo. Non siamo mai esattamente consapevoli di ciò che ci porterà in futuro un'azione che compiamo. La felicità non ha forma né colore, la troviamo nelle cose che ci fanno stare bene, nei gesti più semplici. Essere sempre circondata da persone capaci di darmi tanto, anche senza rendermene conto, mi rende felice. Chi per un motivo, chi per l'altro, ci siamo ritrovati qui, insieme. Nessuno di noi probabilmente l'avrebbe mai detto, ed è indubbiamente meglio affrontare qualcosa insieme che in solitudine. Un traguardo non arriva mai da solo, si costruisce, ed essere sempre aiutata e supportata da qualcuno è il traguardo più bello che potessi raggiungere. Coltivare un rapporto non è mai facile, ma ciò che può darti vale tutti gli sforzi. Tutte le persone con cui ogni giorno condivido parti della mia vita e con cui mi diverto come non mai, le ho conosciute per caso. Essere ascoltati e potersi confrontare è importantissimo e trovare delle persone capaci di farlo lo è ancora di più. 2 anni fa, quando per la prima volta ho preso in mano una videocamera e ho deciso di postare online un video, non avrei mai pensato che con un gesto così piccolo e apparentemente insignificante mi sarei trovata qui. Essere perennemente supportata da tante persone fa un effetto strano. È una certezza, è piacevole sicuramente, ma è anche una grande responsabilità. È davvero bello sapere di poter contare su qualcuno anche alle 3 di notte quando non riesco a dormire. Mi dà sicurezza sapere di essere circondata da tante persone meravigliose che come me hanno tanto da raccontare. Ho sempre avuto troppe cose da dire e esperienze da condividere e aver trovato una piattaforma che mi permette di creare un mio spazio esattamente come lo voglio io per condividere ciò che mi va e comunicare a mio modo mi rende felice. E sono stata ancora più entusiasta quando mi sono resa conto di essere ascoltata da qualcuno. Non me li sono mica scelti i miei amici, li ho incontrati e abbiamo legato per caso, ma se avessi potuto sceglierli, li avrei scelti esattamente così come sono. Proprio come non ho chiesto io ad ogni singola persona che almeno una volta ha guardato un mio contenuto di ascoltare ciò che avevo da dire. È successo, ne sono davvero felice e mi impegnerò con tutta me stessa per non perdere mai ciò che mi sono guadagnata.